Amici 24 è appena iniziato ma dovrà già fare i conti con un doppio addio, due protagonisti molto amati non prenderanno più parte al programma. Giunto alla sua 24esima edizione, il talent show più longevo della televisione italiana è tornato a far compagnia al pubblico, che dal 29 settembre scorso ha iniziato a seguire le avventure degli aspiranti artisti in gara nel programma. La sfida è appena cominciata, eppure Maria De Filippi si è già ritrovata a dover fare i conti con qualche incidente di percorso. La trasmissione infatti ha perso due dei suoi protagonisti e, ora, i telespettatori si domandano quali saranno i prossimi sviluppi. Non sembra essere iniziata nel migliore dei modi la nuova edizione di Amici. L'assenza di un volto molto amato del programma non è passata inosservata e, in questi giorni, è arrivato anche l'addio di uno degli allievi della scuola di Maria De Filippi. Un brutto colpo per la conduttrice e per gli insegnanti che, puntata dopo puntata, lavorano con gli alunni nell'intento di tirare fuori tutto il loro talento. Nemmeno i telespettatori hanno preso bene la notizia e, sui social, non sono mancate le polemiche. Amici 24, il ritiro fa discutere, cosa sta succedendo nella scuola di Maria De Filippi? Dopo essere riuscito a guadagnarsi l'ingresso nella tanto ambita scuola di Amici, il ballerino Gabriele ha tristemente annunciato il suo ritiro dal talent. Ho deciso di andarmene perché sto male, ho lo stomaco distrutto, sono state le sue parole. Basta, non voglio più star male. Il giovane ha spiegato di essere appena uscito da un anno complicato e di non riuscire a portare avanti il suo percorso, sebbene sia appena all'inizio. A poco è servito il tentativo della new entry Deborah Lettieri, ballerina e coreografa che da quest'anno fa parte del cast di Amici. Gabriele si è dimostrato determinato nella sua decisione, attirando tuttavia diverse critiche. Sui social, il ragazzo ha spiegato di essere stato semplicemente sincero e di aver voluto ascoltare il suo corpo, mi diceva di stare fermo perché sentivo un sovraccarico per il poco allenamento dopo un intervento chirurgico, ha affermato. Oltre al giovane ballerino, Amici 24 ha detto addio anche ad una delle protagoniste più amate dello show. Stiamo parlando di Francesca Tocca, ballerina professionista specializzata nel latino-americano, nonché moglie di un altro volto molto apprezzato della scuola di Maria De Filippi, Raimondo Todaro. La 35enne non ha preso parte all'ultimo appuntamento del pomeridiano ed è stata sostituita dalla collega romana Eleonora Riccardi, già apparsa nel programma di Rai 2 Paradise.